Chiusura del mezzo meccanico, c'è lotta per assumere il comando. Allo steccato Orza degli Ulivi cerca di difendere una posizione importante. Ai fianchi troviamo una sollecita Odea ed in diagonale il numero 6 di Odilax. Al vertice della prima curva resta in testa, con il vantaggio del numero, Orza degli Ulivi con Romeo Gallucci, tenendosi a destra Odea e Vincenzo Alessandro. Seconda allo steccato troviamo una velocissima Niobe Demura con ai fianchi Odilax. Al completamento della curva passa Odea nei confronti di Orza degli Ulivi. 29 i 400 ed è Odea al comando. Secondo è il numero 1 di Orza degli Ulivi e terzo il numero 10 di Niobe Demura. Quarto Odilax. Resta allo scoperto il numero 7 di No Limits LF. 44 e qualche linea per Odea, che una volta al comando cerca di graduare. Sulla curva di destra viene affiancata dal numero 7 di No Limits LF. In terza pariglia troviamo il numero 12 di Ombrosa Caff. Giungiamo quindi agli 800 in 1-1 con Odea in chiara decelerazione. Si avvicinano al largo i cavalli, in terza pariglia c'è il volo ora in questo momento di Ombrosa Caffa, un varco giusto lo trova il numero 8 di No Party F che si trascina Ombrosa e ad un chilometro comunque abbastanza sollecito passa No Party F, si trascina come un'ombra Ombrosa Caffa. No Party è la cavalla da battere, Ombrosa è l'avversaria, sono in due a giocarsi la vittoria con No Party che ha dato la punta, Ombrosa è lì, si avvicinano i cavalli dietro ma la vittoria dovrebbe essere fra i primi due. Si giunge così al completamento dell'ultima curva con No Party F ancora uno di vantaggio, ma deve far conti con Vincenzo Longo ed Ombrosa Caffa. Ombrosa Caffa va su No Party F, No Party ancora al comando, No Party sfugge all'avversaria, No Party F la porta a casa su Ombrosa Caffa, mentre terzo è il numero 1 di Orza degli Ulivi. Scendeva notevolmente di categoria No Party F, 4,96 al tot, aveva un brutto numero, ma Luciano Morra ha fatto davvero la mossa giusta, quella di non far partenza, ed è stata davvero la mossa vincente. Bene Ombrosa Caffa che tutto sommato porta a casa un secondo posto buono, mentre Orza degli Ulivi è terza. È tutto per la sesta di Foggia, linea alla regia.